Uomini e donne, scene tagliate. Il confronto tra Diego e Ida crea scalpore. Arrivano nuovi dettagli sull'ultima registrazione di Uomini e donne. Già avevamo accennato alla figuraccia di Armando Incarnato, il quale, dopo aver passato settimane ad accusare Marcello, si è visto costretto a chiedergli scusa. Le accuse di Armando si sono rivelate false. Un bello smacco per il cavaliere napoletano, che sembra però non aver imparato la lezione, visto che sempre nella medesima registrazione ha attaccato Diego. Secondo quanto riportano le anticipazioni Uomini e donne scovate in rete, in puntata si è parlato di Diego Tavani e Ida Platano, dopo quanto successo la volta scorsa. Come noto, i due stavano per uscire dal programma insieme, ma qualcosa è andato storto, proprio sul più bello. Diego ha fatto un passo indietro e ha cambiato idea. Proprio nella registrazione avvenuta qualche ora fa, i due si sono ritrovati a centro studio per raccontare ciò che è successo, dopo quel clamoroso dietro front di Diego. Inizialmente è stata mostrata una clip relativa al dopo puntata, dove Diego era in lacrime per aver perso la dama. Tra i due, sempre dopo la scorsa registrazione, c'è stato un confronto, dove entrambi si sono detti favorevoli a prendersi del tempo per pensarci un po' su. In studio Diego ha rivelato che Ida, dopo quel confronto, non ha più risposto al telefono, al che la dama ha replicato dicendo che non c'era più nulla di cui parlare. A questo punto si è scatenata una discussione accesissima e che, secondo quanto riferito dai presenti alla registrazione, verrà tagliata. Pare infatti che siano state dette cose troppo forti da sentire. Come sempre a scaldare gli animi ci ha pensato il nostro Armando, il quale proprio non riesce a stare zitto. Incarnato ha voluto dire la sua, dando del falso e del bugiardo a Diego. Anche Tina non è stata da meno, visto che ha dato del farabutto al cavaliere romano, usando anche altri termini offensivi. È partita una litigata pesantissima, al punto che lo stesso Diego ha chiesto a Queen Mary di non mandare in onda quanto stava avvenendo per tutelare il figlio. Con ogni probabilità, quindi, su Canale 5 andrà in onda solo una parte di ciò che è realmente accaduto. Si viene anche a sapere che Ida, a un certo punto, ha dichiarato di voler abbandonare il programma, visto che ha capito di non riuscire a trovare l'uomo adatto a lei. Diego invece si è riseduto nel parterre maschile, ma subito gli hanno fatto notare che se ne doveva andare pure lui. Lui sembrava non aver compreso le intenzioni di Ida. Quindi si è alzato ed è uscito, non prima di aver dichiarato di voler stare insieme a Ida. Maria a questo punto ha sottolineato il fatto che Ida ha scelto di uscire da sola. L'avrà capita Diego? Quello che succederà fuori da Uomini e donne saranno fatti loro, ha sentenziato Queen Mary a conclusione di tutto. Secondo voi chi ritornerà a sedersi nel parterre femminile al posto di Ida Platano? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!